L'acido clorilico vedete che reagisce molto, fa molte bollicine, e vediamo il suo colore vero che è argenteo. Adesso lo giro dall'altra parte. Potuto sciacquare i pezzi di sodio o di potassio con l'acqua come ho fatto adesso col magnesio? Non credo. Quindi già da qui capite che il magnesio non è così tanto reattivo. Pulisco anche l'altra estremità. Non vi preoccupate se io mi metto le mani dentro l'acido cloridrico, perché io sono un insegnante di chimica e quindi sono protetto, non mi succede niente. Ecco, vedete che è bellissimo, è un colore molto simile all'argento, anche questo. Lo mettiamo nell'acqua a piccoli pezzi. Ci sono delle bollicine piccole che rimangono attaccate sul pezzo. Allora, per vedere se segni di vita chimica nel magnesio, come devo fare? Ci metto la fenolftaleina, così se reagisce anche poco, questo sarà evidenziato dal colore, ok? Ce ne metto anche abbastanza, così si colora di più. Poi lo lascio fermo e lo lascio fermo, lo aiuto a reagire con il calore. Il magnesio si prende l'ossigeno e il carbone rimane da solo, il carbonio, e perciò diventa nero. Però sulla fiamma, no, mettiamolo sul becco punte. Scusi, non aveva. Attenti con gli occhi, meglio che guardate da un'altra parte. E dopo non vedete più niente. Che si usava per fare i flash nelle foto antiche.